Milano è senza dubbio, oggi, una delle città più felici al mondo, scriveva Stendhal nel 1800. E come non dargli ragione, più di due secoli dopo? Milano cambia, muta pelle. Una città che appare sempre più incredibile nelle sue trasformazioni. La definiva Aldo Rossi negli anni 60. A ogni cambiamento, un salto di scala. L'ambizione di farsi più grande, la voglia di aderire ai mutevoli ideali di una sempre nuova modernità. E se la città è il riflesso di tante storie, una storia che continua a cambiare Milano, la scrive dal 1961 il Salone del Mobile. Fiera, evento, sistema, impossibile da definire. Un contagio, un'emozione, un'onda che alimenta nuove energie. Un sorriso di buon umore. Il Salone del Mobile punto Milano. Punto. Impossibile da tradurre. Il modello di un'Italia che funziona. E oggi si propone con un progetto nuovo. Di confronto con tutte le realtà che muovono il paese. Di ascolto delle proposte che verranno dal mondo dell'industria, del progetto, della cultura. Un atto di affetto verso la città. E un'assunzione di responsabilità. Una piccola rivoluzione, insomma, in forma di progetto. Ma per cambiare qualcosa ci vuole, prima di tutto, una dichiarazione di intenti, un manifesto. Il manifesto del Salone del Mobile punto Milano. Emozione, positività, entusiasmo, intraprendenza, orgoglio. Impresa, innovazione di prodotto e di processo, saper fare, industria e artigianato. Qualità. Economia circolare e attenzione all'ambiente, ricerca, materiali. Progetto, nuovi modelli di fare design e architettura. Sistema, rete tra comunicazione, industria e creatività. Giovani, una palestra per i talenti. Comunicazione, sistema integrato e digitale. Cultura, patrimonio che ispira la creatività di domani. Milano al centro, apertura dinamica verso il mondo. Salone del Mobile punto Milano.